Qui a Zitomir non vi nascondo l'emozione, perché quella su cui sto camminando e quella che si vedono anche alle mie spalle sono 40 basamenti completi di tutto su cui saranno edificate le casette che donerà la Croce Rossa Italiana. Dare un tetto sulla testa alle persone significa garantire anche un'adeguata qualità di vita, e noi contiamo di farlo prima dell'inverno grazie alle donazioni di tutte quante le persone che hanno voluto fiducia alla Croce Rossa Italiana. Nella giornata di ieri c'è stato l'incontro molto fraterno con la Croce Rossa Ucraina, con il presidente, il capo delle operazioni, si sono condivisi i progetti, si è fatto un monitoraggio sui progetti in essere, e la Croce Rossa Ucraina ha anche condiviso alcuni progetti relativi alla possibilità di aiutare anche sotto un profilo sociale tutte le persone nelle loro case. Ci siamo ripromessi di verificare il tutto e anche di coinvolgere la Croce Rossa Ucraina e il Dipartimento di Protezione Civile ucraino affinché si possa instaurare fra di loro lo stesso rapporto che c'è in Italia con il Dipartimento di Protezione Civile in quello che si realizza proprio all'interno del nostro sistema nazionale. C'è stato ieri anche l'incontro con la Federazione Internazionale, nella sede in cui operano anche i rappresentanti delle società nazionali di Croce Rossa che in questo momento operano e lavorano qui in Ucraina. Oggi l'incontro con il Comitato Internazionale, con cui sono stati affrontati dei temi rilevanti sul diritto internazionale umanitario e sulla purtroppo politicizzazione dell'aiuto umanitario, il che rende a volte complesso per la Croce Rossa agire all'interno dei territori. E poi qui siamo appena usciti dall'ambasciata italiana a Kiev, c'è stato un colloquio con l'ambasciatore Zazzo. L'ambasciatore è rimasto piacevolmente colpito di quello che è l'impegno che la Croce Rossa italiana, i suoi comitati, i suoi volontari, i suoi operatori hanno portato in questo anno in Ucraina. Con lui si sono condivise le strategie per il futuro, anche in ordine alla ricostruzione dei moduli abitativi provvisori e al coinvolgimento della Croce Rossa Ucraina in quelle che saranno le strategie del governo italiano sulla ricostruzione. Qui siamo a Andriivka. Anche qui la Croce Rossa Italiana porta la speranza e costruirà 80 casette. Siamo vicini al confine con la Bielorussia e qua i segni di quello che è accaduto si vedono in maniera più evidente, e quindi la costruzione qui è ancora qualcosa di più importante. La casa e il terreno sono qualcosa che danno il senso di normalità. Una signora qui di 84 anni con le stampelle che ci ha accolto, ci ha abbracciato, e alla fine nell'abbraccio ci ha detto: ecco, siete il mio sole. E questo è il messaggio di speranza che alla fine noi vogliamo dare in una rinascita di queste zone che tanto vedono i segni di sofferenza. Siamo qua davanti a un ambulatorio che assicura la medicina di base a quasi 3.000 persone. Si cerca di assicurare alle persone una cura a 360 gradi dei bisogni sanitari di base. Vedere queste ambulanze che vengono dai nostri comitati, vengono dalla Croce Rossa Italiana, è un orgoglio senza fine. Sapere che sono sul campo, su queste strade, tutti i giorni e portano aiuto, portano la sanità veramente in prossimità della gente, è qualcosa che ci dà grande soddisfazione e fa rivivere davvero quel motto che è tutti fratelli.